tutti ragazze, benvenuti in un nuovissimo video. In questo video vi mostro come realizzare questi carinissimi porta cellulare con elastici. Io li ho realizzati con l'Alphalum, ma potete realizzarli anche con il telaio normale, e per cui dovrete utilizzare, scusate, solamente 9 pioli. Io direi di iniziare subito perché sono davvero semplici da realizzare. Per fare la parte esterna ho utilizzato degli elastici trasparenti, mentre per fare la parte interna utilizzerò degli elastici color menta, perciò verdi. Prendo un elastico trasparente e lo vado a girare per due volte sulle mie dita e lo vado a posizionare qui. Continuo questo lavoro su tutta l'asse. Prendo un elastico trasparente e lo vado a girare per tre volte sul mio uncinetto. Lo vado a posizionare su questo piolo qui. In questo modo. E ora, come sempre col mio uncinetto, vado a spostare l'anellino, questo anellino qui, e vado a prelevare l'elastico da sotto e portarlo sul piolo davanti. Devo dire che lavorare in questo modo è un po' difficile su questo telaio, perciò io cercherò di non parlare e continuerò tutta l'asse. Fatto ragazzi, ora sempre col mio uncinetto vado a portare giù questa striscetta fatta con gli elastici. Prendo un elastico trasparente, lo vado a girare due volte sulle mie dita e lo vado a posizionare da un'asse all'altra in modo parallelo, in questo modo. Continuo in questo modo per tutto il telaio. Sono andata a dividere la parte sotto dalla parte sopra e ora vado a portare questa parte sotto al di sopra. Ora con questa parte munita di dentini vado a portare tutto sotto e sotto, in questo modo. Prendo un altro elastico trasparente e vado a posizionarlo solamente su un asse, su tutta l'asse, includendo tutti i pioli, in questo modo. E ora posso iniziare con lavorare gli elastici color menta. Posiziono sul quarto piolo e col mio uncinetto lo vado a girare per due volte, in questo modo. E ora lo vado a posizionare. Ora faccio lo stesso procedimento per tutta l'asse con gli elastici trasparenti. Ok, ora posso portare su prima questo elastico che avevo posizionato prima e lo porto su in questo modo. E ora porto su, grazie al mio uncinetto questo qui, gli elastici sotto, perciò solamente quelli sotto e non quelli sopra. Ora faccio la stessa cosa dall'altro lato, faccio vedere il procedimento per la seconda volta, poi dovrete cavarvela da soli, vi spiego un secondo. Vi spiego poi come dovrete continuare. Io ho posizionato solamente un elastico color menta e il resto erano trasparenti. Dobbiamo calcolare che il nostro telaio finisce su questo quadratino e su questo, perciò sono andata a posizionare prima un solo elastico color verde. Adesso dovrò applicare questo secondo giro, dovrò applicare prima un elastico trasparente su tutti i pioli e poi, come ho fatto prima, e poi devo applicare un elastico color menta, un elastico color menta e un elastico color menta, uno al centro sopra quello precedentemente applicato e gli altri due ai laterali. E qui dovremo andare su questi due pioli che rimangono, su questi due quadratini, dovremo andare a mettere degli elastici trasparenti e dovremo fare la stessa cosa qui. Poi ancora sopra dovremo fare, al posto di uno, al centrale, dovremo andare ad applicare due elastici color menta di qua e due elastici color menta di qua e lasciare solamente uno spazio libero per gli elastici trasparenti di qua e di qua. Poi al giro ancora sopra dovremo andare a fare tutta la zona con gli elastici
verdi. E anche la stessa cosa faremo sopra, tutta la zona con gli elastici verdi. E poi, arrivati qui, dobbiamo lasciare qui, perciò su questo e questo piolo, gli elastici trasparenti. E poi su questi due pioli, questi due, dovremo andare a mettere degli elastici menta. Su questi due degli elastici menta, questo qui dove adesso ci sarà l'elastico color menta, ma poi ci sarà un elastico trasparente, e anche qui l'altro elastico trasparente. Spero di essere chiara, ma continuiamo col secondo giro. Al secondo giro devo andare a posizionare prima un elastico trasparente su tutta l'asse, e questo procedimento non ce lo dobbiamo mai scordare, dobbiamo sempre mettere un elastico trasparente su tutta l'asse. Poi inizio col prendere un elastico color menta in questo modo e andarlo a posizionare sull'asse centrale in questo modo, un altro elastico color menta sui pioli, sul piolo vicino, un altro elastico color menta sul piolo subito vicino. E ora questi due pioli, questi qui laterali, dovremo andarli a riempire con gli elastici trasparenti. Ora prendo il mio uncinetto, porto sopra questo elastico qui, in questo modo, porto sopra gli elastici che stavano sotto, che avevamo precedentemente applicato, sempre col mio uncinetto. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Ok ragazzi, siete pronti per continuare da soli? Questo è quello che ho fatto al giro successivo. Allora, tre elastici che c'erano anche sotto, e ho aggiunto solamente un elastico di qua e un elastico di qua. Questo è quello che ho fatto a questo giro, perciò ho posizionato tutti gli elastici verdi senza nessun elastico trasparente oltre a questo qui. Ok, a questo giro ho fatto cosa avevo fatto prima, perciò solamente elastici verdi, e solamente di elastico trasparente c'è questo qui. Ok, a questo punto facciamo l'ultimo giro insieme. Cosa dobbiamo fare? Praticamente posizioniamo sempre il nostro solito elastico che abbiamo posizionato sempre su tutta l'asse. Adesso elastico verde acqua, e lo posiziono su questo piolo, perciò non su questo qui, non sull'ultimo ma sul penultimo, in questo modo, su quest'altro piolo. Ok, e ora lascio questo, lascio il piolo centrale, lo vado a posizionare su questo e questo. Questo qui, no vabbè, cosa ho fatto? Su questo piolino qui e su questo piolino qui. E ora vado a fare la parte con gli elastici trasparenti, perciò questo piolino qui con gli elastici trasparenti, e ancora il piolo centrale con gli elastici trasparenti, e l'ultimo piolo ancora con gli elastici trasparenti. Stando con la batteria scarica, porto tutto su e ci vediamo. Ok ragazzi, ora faccio l'ultimo giro solamente con elastici trasparenti, perciò posiziono il mio elastico trasparente qui, poi vado a mettere su tutti i pioli i miei elastici trasparenti. Ho fatto tutto il giro con gli elastici trasparenti, ora vado a portare tutto su. Ora porto tutti gli elastici su il piolo davanti, perciò faccio in questo modo. E questo procedimento lo vado a fare su tutto il mio telaio. Ora faccio una cosa un po' complicata, vado a prendere un elastico trasparente, lo vado a girare per due volte in questo modo e vado a tenerlo sul secondo piolo in questo modo, e adesso inserisco il mio uncinetto nel piolo davanti, afferro questo elastico girato in due e adesso lo vado a posizionare su questo piolo. Faccio la stessa cosa sul piolo davanti, perciò prendo un elastico, lo vado a girare per due volte, lo posiziono su questo piolo, lo vado a tenere con il dito in questo modo, non so se state vedendo, spero di sì, e adesso entro dentro a questo piolo precedente, afferro l'elastico e lo vado a portare sul piolo davanti.
e procedo in questo modo fino ad arrivare all'ultimo piolo dell'asse. Bene ragazzi, ora posso andare a fare il nodo, perciò prendo il mio uncinetto e lo inserisco dentro l'ultimo piolo e ora con un elastico trasparente lo inserisco all'interno e vado a fare il nodino. Semplicissimo, lo saprete far tutti il nodino e ora in questo modo tiro il nostro nodino e ora posso andare a levare il tutto dal telaio. Questo è il risultato, è davvero carinissimo, mi piace un sacco, è veramente bello e spero piaccia molto anche a voi. Io lo vado a prendere al mio cellulare e ci vediamo tra poco. Niente ragazzi, per oggi questo era tutto, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, a me è piaciuto moltissimo, ve ne farò sicuramente altri con tutte le forme che volete, scrivetemi anzi le forme che più vi piacciono e farò anche dei bracciali magari. Vi mando un grosso bacio, per questo video è tutto, ciao, alla prossima, ciao!